Dunque, com'è che vi avevo preannunciato la volta scorsa? Parlavamo di... una sciagurata idea. Bene, avete presente quando c'è una sciagurata idea all'orizzonte? Il nostro gruppo ci si è letteralmente schiantato. Ebbene, loro sono recati e sono entrati all'interno della locanda di Felix. Una locanda, quindi potete immaginarvi che tipo, che livello vi era al suo interno, ma essendo loro i nostri eroi famosissimi, dopo tutte le loro imprese sono stati accolti, acclamati. Se non che, a un certo punto, hanno avuto una sorta di dialogo, mettiamola così, con il gestore della locanda, un dialogo che a dire il vero si è trasformato in un vero e proprio scontro, in cui questo ladro gentiluomo dallo strano codice furfantesco ha messo i nostri eroi in una certa difficoltà, ma nonostante tutto ciò loro hanno avuto la meglio con un piccolo, ma non tanto piccolo, diciamo un po' piccolo grande aiuto da parte di Krosak. Per parlare con Endora, è possibile? Svegliati prima, ti svegli prima, se vuoi. Ok. Ma vi ho per le segrete, vado sotto. Alla fine non ti ferma nessuno, ormai siete pappa e ciccia con il re, quindi siete abbastanza liberi di sguazzare come volete. La guardia è la terza volta. Esatto, ormai ti conosco. Vabbè, mi affaccio dalla parte dove ci sta la cella di Imdur e... Come sta dice, sempre nella solita cella lui, quindi... Come è giusto che sia, io faccio... E là? Dormi? Non ti risponde. Ma avvicino alla porta, dove si entra, apro... È permesso? Posso entrare? Sì, che vuoi. Potrebbe sembrare che io ho un'attrazione fisica verso di te, ma non è così. Meno male. Ok, non è così. Mettiamo in chiaro questa cosa. Io non riesco a dormire. E tu neanche, mi sembra, perché insomma. Io non dormo mai. Ah, mai. Beh, per non dormire ti mantieni bene, per fisico, quello. Poi mille anni, quindi complimenti. Purtroppo,
mi mantengo ancora troppo bene. Ecco, ma perché però? Vabbè, infatti andiamo al dunque. Sì, così. Non... cioè, penso a te, penso a... a quanto tu sia... sia giù di morale. Penso a te e vedo una persona... arresa, ma troppo, non è giusto. Non è questo che risolve i tuoi problemi. E sì, non me ne dovrei impicciare. Esatto. Ma... essendo come te, avendo avuto un passato simile al tuo, non riesco a concepirlo. Mi dispiace per te, purtroppo è così. Anche io come te all'inizio pensavo, sì, lo risolverò, e poi passano un anno, due anni, tre anni, 10, 20, 30, 1000, arrivato ad oggi. Ma è la tua famiglia. Ma non puoi arrenderti davanti alla tua famiglia. Non mi sono arreso dopo innumerevoli tentativi. Li ho provate tutti. Conosco persone potentissime. Nessuno è riuscito ad aiutarmi, a riportarmeli. Ok, però questa volta ci sono io. Tu cioè... che cosa saresti in grado di fare? Scusami. Probabilmente nulla, ma voglio darti una speranza. Dammi i nomi. Speranza. E che cosa hai da perdere? Hai ragione, sono, forse nulla. Sono 1000 anni e non hai mai visto. Probabilmente sono il primo nano che non ti fa. Oppure ti tiene compagnia la notte. Perché non posso dormire? Non posso dormire per te. Perché sei un'anima errante, sei qualcosa che sta in castigo, ma non è giusto che sia così. Perché non sei stato tu a... non è stata colpa tua se hai perso la tua famiglia. Come io non sono stato in grado di proteggerla. È stata colpa mia. Anch'io non sono stato in grado di proteggerla, però sono qui. E provo a non dimenticarle e provo a dare un senso a quello che è successo. Provo anch'io a... cioè, ho provato più di una volta anch'io a uccidermi, ma purtroppo quel vecchio dietro che non vuole, ed è difficile liberarsi. Potresti uccidere il vecchio? È sempre mio nonno, è sempre la mia famiglia, è l'unica cosa che mi è rimasta. Evidentemente ancora hai speranza, come hai detto tu. Io l'ho finita tempo fa, quindi... E allora, dopo 1000 anni, darmi due nomi, poi ci penso io. Ci penso io. Quello che posso fare, una promessa. Ti do i due nomi se te ne vai e mi lasci in pace. Beh, più o meno è il motivo per cui sono venuto qui. Mia moglie si chiamava Maya e mia figlia Neris. Prendo due appunti, facciamo un pezzo di carta, qualcosa. Prendo un pezzo di carta, segno i nomi e... ora vattene, per favore. Lì per lì mi allontano verso la porta. Poi mi fermo un attimo, mi giro verso di lui. Un patto è un patto. Tu mi hai dato qualcosa di importante, anche se solo due nomi. E siccome ti ho fatto una promessa che ti aiuterò a ritrovarle, come pegno ti lascio questo. E mi sgancio il bracciale che ho dato, che ho preso dal corpo di mia figlia quando è morta, ce l'aveva mia figlia. E glielo dono, glielo lascio. Lui lo prende. Potrebbe servire più a te che a me. È un bracciale, ma lo apprezzo. Avrò un buon motivo per tornare a prenderlo. Il ricordo di lei è molto forte, quindi tornerò e tornerò vincitore. E sarei contento che poi ti ho riportato Omario Nis. Era da tanto che il mio cuore non provava qualcosa, un dono. Va bene, lo accetto, ma poi vieni tu a riprendere. Mi allontano. Devi dire la natura. Sì, 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 sì.
Anzi, mi affaccio con la testa, ci sente tutte sbaglio, ma faccio con la testa. Ultima curiosità, lo so, non c'è da niente. Ma come fai a essere immortale? Come fai a non morire? Cioè, io c'ho un vecchio, l'ho detto prima, e quindi un motivo ce l'ho, cioè, è tangibile, ma tu sei lì. Cioè, potresti ucciderti. Perché non lo fai? Perché non posso. È come non puoi. Cioè, non lo so, fatti da un pugnale, un'ascia, qualcosa, e ammazzati. Ho detto che non posso. Ma che significa non posso? Voglio i dettagli, il motivo è... Ho capito che non puoi, perché? Cioè, pugnalami, dai. Intanto non ho un pugnale, ma poi no, perché ti devo pugnalare io? Dai, al massimo to, fai da solo. Dammi quello stocco. E ti passo lo stocco. Lui prende lo stocco e va come per trafiggersi in pieno petto. E ad un certo punto senti dei boati fortissimi arrivare da dentro al palazzo. Vi siete riposati, la notte è trascorsa per tutti abbastanza bene. Ad un certo punto tutti quanti venite svegliati da un forte rumore di mura che si rompono. Quindi sentite un forte boato e tante mura che si rompono. Entro in panico. Io mi affaccio alla finestra. Io mi metto sotto una porta portante. Portante, non c'è senso. Ah, gli elfi ci attaccano! Ha invasione! Mi ha salutato così, urlando, con la veste. Mi riveste. Io guardo la finestra. Ok, Gibril guarda fuori dalla finestra e non vedi nulla. È tutto tranquillo, fuori sta albeggiando. Il rumore è Il rumore è più forte oppure... No, il rumore è stato un attimo, un boato. E basta. Quando vedi fuori la finestra vedi che il sole sta sorgendo. Quindi la città si inizia ad illuminare con la luce del sole. Thorfinn quindi si è svegliato di soprassalto con la veste per dormire. Io entro in panico, mi affaccio fuori al corridoio per vedere che succede. Cosa sta succedendo? Fuori dalla porta vedi Concordia che corre velocissima per il corridoio. Mi faccio aspetta, che succede? Non succede qualcosa. Corro dietro a lei. Parti? No, mi sveglio semplicemente e dico: Phil, cosa hai fatto? Così. Non sono stato io. Sotto la porta. Sotto la porta. Ok, dopo pochi minuti, quindi all'incirca una decina di minuti, sentite altri rumori, ma questi rumori sono urla. Le urla del re. E sentite in lontananza che riecheggiano all'interno del castello, sentite: dobbiamo prenderlo! No, ferma qui, fermati! E poi silenzio. Il silenzio è più totale. Okay. Io cerco di vestirmi in fretta e furia prendendo tutto, armatura, scudo, spada, e inizio a correre verso la voce. Okay. Faccio anche la stessa cosa, mi riverso in fretta e furia. Io faccio più velocemente di loro, perché io mi metto due stracci addosso e basta, e scendo col cane. È facile. Poi. Io controllo se non è rimasto niente nella stanza e poi lo seguo. come quando si va via dalle gite. Esatto. Per aggiungere un altro motivo. Scendete sotto, fate le scale, scendete sotto all'atrio e sotto all'atrio vedete il re che tiene per la colloppa, però per la collotta, quindi qui dietro, la donna che voi avete visto nelle segrete. La donna che era stata imprigionata. Lei chiaramente un po' smanaccia e quanto contrariata da questo. E lui volevi scappare, eh? Non è possibile scappare a Reoread. E vedete che la riporta sotto alle segrete. Si incammina con questa sotto alle segrete. Cosa sta succedendo, Reoread? Voleva scappare dal regno, ma non è possibile scappare da qui. La posso scortare? No, ce la porto io questa! No, a te, re. Scorto te. Va bene. Ecco. Scende lo seguo. Quindi tu boato. Io seguo re. Che paladino maleducato, dai del tuo re. Parti. No, ma. Parti scende sotto con il re e qualche un altro si aggrega.
Sì, sì, io. Gibril, si per vedere se il boato era Bronia dalla porta delle segrete che esplodeva. Brom non c'è, vero? Brom non c'è. Vedete, man mano che vi avvicinate, chi è sceso, quindi Gibril, Thorfinn e Fartin, vedete che dalle segrete, quindi dove sono imprigionate le persone, vedete un po' di fumo, come se si fossero rotti appunto dei muri, un po' di calcinacci. Si sta riabbassando una nuvola di polvere, diciamo, e vi incamminate in mezzo a questa nuvola di polvere. Cos'è successo qui? Nessuno vi risponde. Sembra essere esploso qualcosa. Nessuno vi risponde. Manca il re? No, il re fa insieme a voi fa. Ma che diavolo è successo? Che cosa hai combinato? E se la prende con la ragazza. La ragazza sta sempre zitta, non risponde mai, non reagisce. Io nel frattempo che sto su sopra posso cercare di capire cosa è successo alla struttura. Io sento un fracasso, cioè quasi un terremoto. Fai un tiro a percepire. 12. Ok, ti giri. Non so se ricordate com'era il castello. C'era, da un lato si scendeva per andare sotto la cella e dall'altra parte c'erano due porte. In una porta, nell'angolo, c'era l'armatura, nell'altra porta a fianco c'era il tridente, diciamo, quell'artefatto della regina dell'isola. La regina dell'isola. E vedete che tu ti accorgi che dalla porta dove c'era l'armatura, la porta è completamente sfondata. I muri davanti a quella porta e poi una parte di pavimento sono completamente sfondati. Ok. È lì che capisci che c'è stato un qualche problema. E una cosa, sono sfondati verso l'esterno o portano... Verso le segrete. Verso le segrete? Mm-hmm. Quindi come si dà le segrete? No, verso sotto. Verso il basso. Esatto. Io chiamo Concordia. E dico, Concordia, io vado a vedere che ci sta qui sotto, perché sicuramente qualcuno è passato qui e hanno... Concordia è lievemente scossa. E gli faccio, guarda Concordia, capisco benissimo quello che stai provando, però io qua devo capire cosa sta succedendo, quindi se dovesse risalire qualche compagno mio, avvisati che io sono andata sotto. Va bene, cosa sarà successo? Te lo ricordi, sì, la fermo, te lo ricordi, sì. Sì. Se viene qualche tuo compagno, gli dico che sei andata sotto. Cosa sarà successo? Okay, gli altri due che sono rimasti. Gli altri sono rimasti io, tutti sopra. Sì, io seguo lei. Ok, quindi Phil si aggrega a Tia. Io cerco di intuire guardando la ragazza se lei c'entra qualcosa. La ragazza è ferma e siete ormai arrivati davanti a una cella. Da una cella che è chiusa. È integra e viene rimessa dentro. Ok, ma è un polverone o è una nube? No, è un polverone, che come quando crolla qualche cosa, un muro, si alza una polvere. Riesco a vedere... Sì, si sta dileguando, quindi sta ritornando tutto quanto come era prima. Cioè, sta riabbassando la polvere. C'è qualche cella che c'ha il soffitto sfondato? Il soffitto sfondato è poco sopra a dove siete scesi voi. Quindi lo vedete una luce che vi fa distinguere ancora di più questa nube, perché quando entra un fascio di luce si vede la polvere. Noto qualcosa su questo? No, se vuoi fai un tiro a percezione. Non noto niente. Ok, mi fido. Vedete che il re si guarda un po' intorno. Ci manca qualcuno? E mette la faccia in un buco, perché c'è il soffitto, poi c'è un muro. Dove c'è un buco e questi due, diciamo, tracciando una linea, sono collegate. E mette la faccia dentro a questo buco. Cosa vede? Ma che diavolo avete combinato voi due? E si sposta dal muro e cammina tutto quanto abbastanza impettito e fa il giro, perché è una sorta di L all'interno delle celle. Fa il giro, primo angolo, e si cammina tutto arrabbiato. Ma è possibile che dovete distruggermi il palazzo? Ma che diavolo! Ficco a testa nel buco. Comunque. Seguo. Per vedere. Parti, lo segue. Tu, quando ficchi la testa nel buco, vedi il Bromo dall'altra parte che ti fa così. Ma che? C'è do niente. Ah, arriva il re e lo riguarda. Buongiorno re. Che è successo? Che è successo?
Indico Indur. Chi è che sta con re? Io faccio il buco, quindi io faccio il buco, quindi. Partin, ti accorgi che Indur a fianco a Brom ha al centro del petto un'armatura, un pezzo di armatura dorato. E basta. E per terra c'è lo stocco che di solito usa lui per combattere. E c'è un pezzo di armatura dorato e sta. Stranamente, lo avete sempre visto molto preciso, molto composto, e stavolta sta un po' in soggezione perché effettivamente è successo quello che è successo. Io carico quello che ha detto il re, cioè metto il carico su quello che ha detto il re, quindi che cosa avete combinato? Perché state facendo questo casino? Rispondi tu, rispondo io. Vabbè, aspetta, al mio. Cioè, per giustificarmi, io semplicemente mi inchino davanti a che faccio. Re, mi scusi per il trambusto, non era la nostra intenzione fare questo disastro. Poi guardo, cioè guardando in uno dico: non era la nostra intenzione, non credevo. Faccio. Cioè. Ha insistito, dice Indur. Ha insistito. La mia colpa è aver fatto la domanda sbagliata nel posto sbagliato, quindi. Mi dispiace, ma tanto dai, non è un grosso problema, sai che si recupera tutto, dai, non essere così aggressivo, dice il re, gli dice Indur. E si sgancia questo pezzo di armatura e lo dà al re. Tieni, mettilo a posto, gli fa. E se ne riva dentro la sua cella e richiude la porta. Il problema è che la porta è un po' crinata perché è stata sfondata pure quella. Che vi ho svegliato? Riguardo il re, vedo che reazioni ha. Il re la guarda e fa: ma tu ce lo sai quello che succede quando la usi questa? E perché tu l'hai voluto uccidere? Non sapevo che succedesse quello. Ma lui lo sapeva, avete distrutto il regno. Ho capito. Va bene. Allora, io mi affianco al re e gli dico: perché? Che succede con questa armatura? Lui ti fa: è maledetta, io non l'ho mai capito. Cioè, nel senso, se qualcuno prova a colpire Indur, una parte di armatura lo raggiunge e gli evita il colpo? È sempre stata così. Da quando lo conosco è così che si comporta. Che cosa fantastico! Lo so, non per lui. Te lo assicuro. Corro da Indur. Il re risale. Io corro da loro e dico... Tu! Indur. Tu! Bella armatura, la voglio anch'io. E tu! Che è tutto questo casino? Non basta, perché hai fatto? Perché l'hai attaccato? Perché lo volevi uccidere? Io non ho fatto niente. Di prima mattina? Assolutamente. Stavo sognando tanti draghi. Io non ho ucciso nessuno e non ho neanche... Esattamente, che è successo? L'armatura ha protetto Indur dalla sua morte. Prima, perché lo hai attaccato? Non l'ho attaccato. Cosa è successo? È difficile spiegare qualcosa che sia diverso da questo. Semplicemente ci stavo parlando, lui ha preso il mio stock e si è pugnalato. Sì, sembra. Indur vi fa cenno di sì con la testa, vi conferma la teoria. Dove hai preso questa armatura? Purtroppo l'ho ricevuta. Come Indur. Purtroppo. Sì. Brom, potete andare. Abbiamo finito. Scusa il disturbo, prendo Brom, riguardo il vecchio, andiamo signore, e cerco di risalire sopra, con lui abbracciando Brom. Ok, siete tutti risaliti, okay, siete svegli, non tutti siete pronti, perché qualcuno è uscito... Signori, raduniamo le nostre cose e penso che possiamo partire. Sì. A questo punto sì. Io vi aspetto dalla tala. Io vado alla Concordia a vedere come sta e gli chiedo se mi può dare un po' di latte fresco per riprendermi un attimo e andare. Concordia si è calmata perché ha visto il re l'ha tranquillizzata con il suo sguardo magnetico. E quando vai lì, lei ti fa: sì, vi preparo tutto per il viaggio, vi farò avere tutto, e poi siete tutti liberi di andare. Un bell'altro di grazie mille. E si dilegua e se ne va nei magazzini, nel cucino e va a preparare tutto. Da vicino alla tala, ma tranquilla, dico già fa tipo davanti alla faccia. Cosa misuri? La differenza di pene tra te e Nozak. Mi
interessante. Così dai, secondo me. Dipende da che punto lo guardi. Ti stupirà, ma probabilmente ce l'ha più lungo lui. No, la racconti giusta. Mentre scendete, tirate un po' tutti un tiro a percezione, tranne chi sta già da tala. Partin, Phil e Thorfinn vedono, mentre scendete e vi incamminate verso l'uscita del regno, vedete che le mura, il pavimento, tutto quello che si era rotto, si sta piano piano ricomponendo da solo. È tutta una questione di magia, probabilmente, che sta rimettendo a posto i mattoni su mattoni, mattoni su mattoni, pietre, sabbia, eccetera, eccetera, e ritorna tutto com'era. E gli altri niente. E uscite tutti quanti tranquillamente. Fuori dalle porte ad aspettarvi ci sono il re, il fratello e Concordia. Concordia che ha i vari sacchetti, come i sacchetti della merenda quando i figli vanno a scuola. Il cestino della merenda. Cestino della merenda. C'è anche il re. Hai messo la birra al posto dell'acqua, sì. Uno per tia perina con il latte, uno con la birra, uno con la birra. Non lo sapevo, ma ho messo della birra lo stesso. Dell'acqua, dell'acqua. Qua? Sì. Ho fatto anche un regalino al piccolo Finn. E poi vada Brom. Questo è tuo. Anche se ci hai fatto un po' penare oggi. E dà un cestino anche a Tala. Il signora, questo è suo. Lei lo prende. Lo appoggia. Non ne avevo bisogno, grazie. Ah. E se ne arriva vicino al re. Atala non mangia mai? Dammi il tuo anello di sostentamento. Non mangio, non bevi, non do. Non caghi, non rido, scureggi. Che c'è? Che vivi a fare, mamma mia. Cerco di prendere Concordia in disparte e gli do lo stesso, cioè senza farmi vedere al re, e gli do lo stesso due monete d'oro. Grazie per il disturbo. Questo è per il disturbo. Devo prendere le monete, non ne ho bisogno. Ti serviranno per la tua avventura. No, ma se le ha meritate. Sei troppo gentile, drago. E il re e il fratello si avvicinano. Ah! Mi stavo affezionando a tutti quanti voi. Mi dispiace non avervi a pranzo, a cena, a colazione, a dormire. Vi ho ospitato un bel po', effettivamente. Grazie mille. Mi raccomando, fate molta attenzione, ragazzi, eh? State andando in un punto molto pericoloso. Abbiamo fiducia in voi. Cercheremo di non morire. È risposta esatta. È l'ultima cosa che farò. È da ragazzo intelligente, cercare di non morire mai. Come non morirà nessuno. Porgo una preghiera di ringraziamento al re. Sempre sia lodato. Finisce con la preghiera tua. Spero che non siamo stati di disturbo e al nostro ritorno basteremo a salutarlo. Mi fa piacere. Spero vivamente di rivedervi un giorno. Anche a te. Eppure mi hai stupito stamattina. Perché? Perché tu sei quello intelligente. Certo. Sei riuscito a alzare quell'armatura senza neanche un problema. Un drago di queste dimensioni non è riuscito neanche a alzarlo da un centimetro da terra. Astuto. E gli faccio così. Sei intelligente forse quanto me. Esatto. Già. Va bene. Andiamo preso dal nonno. Signori, vi auguro buon viaggio e occhi aperti. Noi vi saremo vicini. Mm-hmm. Cerca un'ottima regina per questo regno. È mio fratello. La regina? No, il mio cuore appartiene già a lei. Concordia? No, chi ha detto Concordia? Concordia! Dio dei doni a questi ragazzi. Non sì, ma ho già fatto tutto. Ah, va bene, perché te l'ho detto io. Sì, me l'ho detto lei, sì.
Io prima di salire sul carretto abbraccio Concordia e dico grazie di tutto per la tua disponibilità, spero di rivederci presto, spero che ritorniamo presto per affrontare altre situazioni. Ciao e benvenuto la sera. Grazie mille. Mi raccomando, fate attenzione, il re ha detto che andrete in un posto pericoloso, duro, pericolo. Ok, io passo di fronte alla tala. Come e dico, non hanno nessun pericolo. Dico a alla tala, dico scusa per il ritardo e salgo sul carretto davanti e mi metto alla guida. Mi metto vicino a lui, no, alla guida. Altro sguardo sulla torre, mentalmente. Ciao Roz. Okay. Io mi metto dietro come stavamo quando siamo arrivati. Io salgo e mi metto a guardare. Possibilmente vicino alla tala, ci voglio scambiare due parole anch'io, però se non c'è spazio, non c'è problema. Siete, sì, affiancata la c'è spazio, non è bello grande, siete tutti quanti sul carretto e si parte verso intanto l'uscita del regno, poi deciderete dove andare. Vi incamminate con il carretto, vedete che il carretto cambia. Voi ce l'avevate, era un carretto semplice di legna. I cavalli erano attaccati, ma alla bene e meglio. Il carretto cambia, forse magicamente, è l'unica spiegazione forse. Vedete che comincia ad assumere una forma un po' più sofisticata, quindi dal legno, il legno sembra molto più rivestito, bello, più forte, un legno differente, verniciato. Sta diventando un carretto come se fosse un carretto costoso, comunque di un re, più che quando sei scappato di casa, ok? Cioè muta magicamente insieme a voi, cambia mentre camminate verso l'uscita del re. Sarà un ultimo avvertimento del saggio, regalo, voglio dire. Io semplicemente volevo raccontare due note, ma così, per dare atmosfera racconto una storia di un goblin, di un nano e di un umano. E dentro la vostra testa sentite tutti quanti: fate molta attenzione e buon viaggio. E sono chiaramente, la voce la riconoscete, è quella di Rozag. E ve ne andate, siete all'uscita del regno. Ah, per la cronaca, siete passati davanti alla osteria di Felix. Gibril, la mappa. Dove andiamo? A nord abbiamo un faro, oppure a sud c'è l'armaglione. L'altra mappa che dov'è, per curiosità? Sempre di nord. Posso tenerla io? Io ho avuto la fortuna di vederci qualcosa in più l'ultima volta. Intanto io faccio indicazione magica, poi dopo lui mi dice quello che devo fare. Vai con una prova d'arcano. Teoricamente 15 più int 1. Starcano, ok, sì. Però non ce l'ho. Allora tu fai, capisci, perché già lo avevi visto anche l'altra volta, come innescarla. Quando la inneschi si rinizia a un bagliore che forma delle parole e delle forme. Ancora una volta tu ti concentri su un punto e su quel punto vedi quei due nomi e quei simboli, quindi quella zizzagatura che vedi sembrerebbe un'altra scritta, però non riesci a distinguerla, perlomeno non te la ricordi, e l'altra sembra una forma di una mezza montagna. Questo è quello che ok, vedi. Quindi questa teoricamente è un'altra scritta, mi dicevi, quella... questa invece è esatto. Ok, questo è l'aiuto che vi posso dare oggi. Ho trovato due città tra noi e il nostro obiettivo, dando per buono che andiamo verso il primo bagliore. E quello che vedete prima della prima città dovrebbe essere un'altra città, ma non sono riuscito a percepire né a vedere che cos'è. Okay. E sopra mi sembra di aver visto un monte disegnato, che sia una collina alta, un bel monte alto, non te lo so dire. Great sembra? Sì. Lì c'è una città con quel nome. Riesco a vedere, c'è qualche passante, qualcuno lì dei parti? È presto, molto presto, c'è giusto qualche nano che sta uscendo. Allora mi giro verso Tala. Per Great? Great si trova a nord, rispetto qui, mi sembra. Sì. Quindi di là,
Indico una direzione. Nord lo riconoscete, tutti. Cioè avete visto che il sole sorge ad est, quindi il nord sta a sinistra, a sinistra rispetto al sole. Troppo lontano. Ok, verso nord, verso Great. Là. Partite e vi incamminate. La strada per Great vabbè, è abbastanza tranquilla. Camminate in una radura abbastanza aperta. È un po' in salita perché si affaccia su salite un pochino in collina e dalla cima di questa collina, dopo 6-7 ore di viaggio, vedete che c'è in lontananza, vedete un piccolo villaggio alle pendici di questa collina dall'altro lato. Chiedo a Gibril se può ridarmi il libro di Still Life. Prendo il libro e io lo do. L'ho letto stanotte. Il tempo che ho, voglio andare a ricercare al finale del libro i nomi dei tre bambini che lui si ritrova alla fine della storia. Sono scritti. Quali sono? Era Eagoruas e Mormoru. Trovati tre nomi, diciamo che a tempo perso, a meno che non viene fuori qualcosa di eclatante, voglio vedere se nel finale del libro c'è un quarto nome. Dando per scontato, cioè voglio attribuire questi tre nomi, tre figli, quattro alberi. Mi sono perso qualcosa, come te la posso ragionare? Sto cercando di ragionare, oddio, io mi ricordo che aveva tre figli, ho visto quattro alberi, ma non è che mi sono perso un figlio. E voglio se c'è scritto qualcosa. No, il quarto sfogliando, comunque per il momento poi la prima sfogliata non lo so. Io mi avvicino a Dario e vedevo fare qualche domanda perché non capisco. Ho letto il libro che mi ha dato Brom. Da quanto tempo è che il mondo è in pericolo? Questo è un mondo giovane che allo stesso tempo purtroppo è governato da persone sbagliate. E questo sta portando alla rottura di questo nuovo mondo. Ok. E prima di noi c'è stato qualche altro gruppo di avventurieri che hanno cercato di salvarlo? Perché da come parlava Rozak, qualcuno è partito prima di noi. Ma che io sappia, no. Fai un tiro a percepire. 14 più 4, 18. Ti puzza tanto, però poker face, lei non ti dà nessun segno di cedimento, però a te ti puzza. Io faccio un'altra domanda, che fine hanno fatto? Se c'è stato qualcuno altro probabilmente non è riuscito a sopravvivere, non lo so, se no non sareste qui voi probabilmente. E perché proprio noi? Ah, questo chiedetelo a Qualash. Io non sono minimamente d'accordo, infatti. Sono un attimo fuori dal mondo, ma cosa intendi prima di noi, Gibril? Allora, parlando con Rozak, qualcuno ha detto che prima di noi qualcuno ha tentato la stessa impresa. No, mi sono spiegato male. Parli di questa luce bianca, di questo salvare il mondo dal male. Allora, cioè, questo lo sappiamo anche noi, ce l'hanno detto già, rivolgendomi a Tala. Cioè, noi sappiamo che altri gruppi sono arrivati e hanno fallito. Se si parla però di quello che ci ha detto Wallace, cioè di quel contesto, a noi questo ci hanno detto. O io sto ricoglionito, ragazzi. Però lui non ha parlato con Wallace. No, esatto. Voglio solo chiarire questa cosa. Cioè, voglio solo chiarirti che noi sappiamo che non siamo né il primo né probabilmente saremo l'ultimo gruppo. Ah, ecco. E che c'è un tempo limitato, punto A, punto B, e noi siamo molto vicini a questo B. Quindi o siamo l'ultimo o saremo il penultimo. Poi c'è la fine. Ah, quindi... se tu mi stai chiedendo di Wallace, se mi stai chiedendo di altro, continuando il libro, non te lo so dire. Allora sì. No, io mi rifacevo più a quello che ci ha detto... Come si chiama? Rozak. A quello che ci ha detto Rozak mi rifaccio di più, perché ci ha detto che prima di noi altri hanno fallito. Anch'io so così e probabilmente ne sono anche certo, quindi guarda, andata la, cioè, senso, sta sparagazzata. Ok, alzo le mani.
Qualcuno prende le redini? No, quindi tu... No, sì, mi stanco. L'importante è che non prendi decisioni azzardate, come sempre. Ok, ha preso tua nonna, colpa di tua nonna. Torna sempre a casa. Io torno nel carretto, sì. Prendo la spada e cerco di meditare durante il viaggio. Con la spada? Con la spada. Davanti. Beh. Nel frattempo vedete che siccome la giornata comunque si è fatta viva e incontrate persone, incontrate carri di commercianti, persone a cavallo, persone a piedi che si spostano per le varie faccende quotidiane. Ad un certo punto vedete nel senso opposto di marcia al vostro un carretto che corre abbastanza veloce. Il conducente del carretto è abbastanza impegnato a far correre i cavalli e a dare le frustate ai cavalli e vi passa molto velocemente a fianco e prosegue. Vuoi fare un tiro percezione? Che vedo dietro il carretto, insomma. Vai, tira percezione. 21. 10 totale. Vedi un carretto che sfreccia a una velocità abbastanza sostenuta. Fortuna, tu noti che all'interno del carretto ci sono, siccome non è un carretto di quelli da trasporto semplice, è più una carrozza che un carretto, e c'è una finestra nella carrozza, e all'interno della carrozza vedi dei movimenti, quindi delle persone che si muovono, cioè riesci a percepire perché l'hai visto da lontano, lo segui con l'occhio, come ti passa di fianco vedi che dentro ci sono delle persone che si muovono e poi chiaramente ti va via. Continuate con la vostra marcia tranquillamente, dietro di loro vedete tre persone vestite di nero con dei cappelli molto vistosi e rotondi che corrono dietro a questo carretto. Mi ricordano qualcosa quell'abbigliamento? È un abbigliamento che ti ricorda qualcosa. A cavallo loro, cavalli neri, loro vestiti di nero. Fantasia. Mi ricordo. Corrono nel senso opposto e voi proseguite la vostra marcia. Sì. Secondo me inseguono il carretto? Fai una cosa intuizione. Tira intuizione. Intuizione o percezione? Intuire? No, beh, era che c'era. È uguale, non manca niente. Cioè, 16. Intuizione. Non penso 16. Che quelle persone abbiano dei buoni propositi. 16. Secondo te stanno inseguendo quella carrozza. Vedete chi è che stava a fianco ad Atala? Io. Teoricamente, okay. Io mai sto leggendo il libro. Ok, tu ti accorgi anche che Atala si gira a guardarli, cioè quando chiaramente passi vicino a qualcosa che ti interessa, ti giri, tieni un attimo d'occhio la situazione e poi si gira normalmente. Guardo Atala se mi fa un segno o roba del genere. La guardi così? Cioè, esatto. Fissa? Ti riguarda? Chi erano? Perché da come li hai guardati... Non sembravano niente di buono. Persone. Ognuno traffica come vuole. Poi fa un tiro su percezione. Guarda che sono persone. Non c'è un nome. Sono persone. Io penso di conoscerle. Tu sei dall'altra parte del carro. Quindi niente, continuate a proseguire. Loro si stanno allontanando perché vanno molto veloce. Continuate a proseguire con la vostra... Sì, dobbiamo salvare il mondo. Sì. Io, sbattendo per cazzo di tutto, mi alzo di scatto, mi ficco davanti alla Tala, cercando obbligatoriamente di incontrare il suo sguardo, apro il libro davanti a lei, sulla pagina dove leggo scritto A.O. Ok? Mm-hmm. E io gli dico, non mi prendere in giro. So che tu sei qualcosa, non ti chiedo tanto. Io devo capire se tutto quello che è scritto qui, per prendere il libro gli faccio A.O., so che esiste, mi fido di Wallace. Ho un dubbio però, tutto quello che è scritto qui è reale? Un'entità superiore, superiore a noi, superiore al suo Dio, ai nostri dei, qualcosa che controlla tutto, non esiste, non può esistere. Perché secondo me, se esistesse, non ci troveremmo in questa situazione. Quanto sei sicura delle tue parole, però? Proprio perché ha scritto in questo libro ho paura che siamo in questa situazione. Non puoi dare retta veramente a quel libro. Leggi quel libro. Qualsiasi altro libro tu abbia letto nella tua vita, tu hai sempre pensato che fosse una vita reale quella?
No, ma fino a due giorni fa sì, cioè nel senso la pensavo come hai detto tu, ma già 7, 8, 10 cose che sono scritte in questo libro sono reali, le ho viste. Solo perché un grande incantatore ti è apparso o vi è apparso e vi ha detto di seguire una strada, tu credi ad un libro. Conosco incantatori che potrebbero allora farvi credere di tutto. Devo fare percezione? Falla. 23 totale. Non ti riporta per niente, perché lei più di una volta ti ha detto, vi ha parlato di Wallach, io lo conosco, è venuto qui, vi ha mandato lui, quindi non ti riporta, cioè sta proprio parlando di... sta cercando di non parlare, lo capisci, sta cercando di non parlare di quella roba, sta inventando cose a caso, è una brava oratrice, chiacchiera bene, quindi ti mette un po' di dubbi, ecco, però io sono abbastanza attento e sai parecchie cose per... Io sto lì vicino, quindi questo, quando quello che ha detto Brom, lo sento all'orecchio di Brom, mi faccio, secondo me racconta palle, mi rialzo per rispetto a leggere il libro come un pazzo, cioè non... Ok, proseguite, continuate. Mentre camminate, già sono passate un'altra ora, ora e mezza, avete intravisto altri tizi, di quei tizi vestiti di nero. Gironzano lì, chi in su, chi in giù, chi sta fermo, quindi ne avete visti altri. Ditemi voi che volete fare, state sempre in un carretto. Ci avete ancora più o meno... 10 ore di viaggio, quindi sembra il loro territorio, ce ne sono un sacco. Sicuro che tu Atala non sai chi siano? Dice sì, sono delle persone che si hanno forse degli affari strani, guadagnano in modo strano, ma come tante persone al mondo. Assassini? Probabile. E stiamo proseguendo per una strada dove c'è del bosco, per una strada semplice. È sempre abbastanza aperto ancora. Anzi, più camminate più si fa proprio una radura, proprio come se fosse l'Emilia Romagna, ecco. Okay. Piano, vedete campi, quello. È piana comunque. Okay. Andiamo avanti. Oh. Più queste persone vestite di nero ne vediamo tante. Sempre persone normali, passano loro, Dopo altre 2-3 ore sbrocco più il libro, fa il culo, me lo metto in tasca e vedo se serve il cambio a mio nonno. Ok, coglioni. Io quando vedo che fanno sta cercando un po' gli chiedo, puoi fermarti un attimo, voglio vedere dove siamo, nel senso che voglio chiedere a uno di questi vestiti di nero, comunque chi incontro, dove, che zona è questa qui che stiamo passando. Ho le braghe in mano, ho le vetelle in mano. Guarda qua, c'ho briglie. Se io le brighe, scusa, ho le brighe in mano. Se non ha letto, Tala si incazza. Tala, devi un attimo capire, che voglio capire dov'è che ci troviamo. Chiedi a Tala. Allora Tala, gli dico, Tala, scusa, ho bisogno di fermarmi un minuto per parlare con qualcuno e capire dove tocchiamo. Mi comando io qua, da quando qua comando io? A posto, io metto l'ora. Io cado fuori da terreno. Sembrava troppo serio. Fino ad oggi. Aspetta, Fino ad oggi avete fatto sempre quello che volevate, perché dovrei decidere io. Non sto scherzando, come sento, non comando io, tiro okay, break up, per rallentare, ma abbastanza di fretta, capito? Voglio far apposta per scappottare. Martin, Phil, Gibril e Thorfinn. Mo volava là di fuori lui, non un tiro a percezione. Io vado sicuro. A percezione? Sì. A Tin c'ha svantaggio. 12. Svantaggio. Non tiro quell'altro. Potresti fare uno.